Allora, dicevo, abbiamo visto il circuito equivalente per il grande segnale, vediamo anche il circuito equivalente per il piccolo segnale. Non mi ha fatto lo schermo. Ok. Quindi, circuito. Allora, come abbiamo visto per il diodo, anche in questo caso il circuito equivalente per il piccolo segnale consiste in un'espansione al primo ordine intorno al punto di riposo. Allora, per avere presente la situazione a cui facciamo riferimento, mettiamo il transistore in configurazione a emettitore comune, giusto per rivedere quali sono le due correnti di ingresso e di uscita, sono IB e IC. Le due tensioni di ingresso e di uscita sono VBE e VCE. Cosa si deve fare? Dobbiamo rappresentare le caratteristiche del bipolare e poi fare un'espansione delle caratteristiche intorno al punto di riposo. Allora, abbiamo due tipi di caratteristiche. Le caratteristiche di uscita, che cosa sono? Sono le curve in cui noi rappresentiamo la corrente di uscita. Ho scritto IB, ma è C, no? Questa è IC. La corrente di uscita in funzione della tensione della maglia d'uscita, VCE, adoperando la IB come parametro. Va bene? L'IB è il parametro. Questo l'abbiamo già visto. Poi dobbiamo anche avere le caratteristiche di ingresso, perché io ho quattro parametri, quindi posso esprimere ciascuno, tipicamente ciascun parametro in funzione di altri due. Allora, per comodità le scrivo in questo modo. Ho le caratteristiche di ingresso, anche queste sono una famiglia di curve che mi danno, in questo caso rappresento la tensione di uscita in funzione della corrente d'ingresso e della utilizzando come parametro la VCE, ok? Quindi, che è la tensione di uscita. Questo è un parametro, questo è un parametro, e queste per definizione sono le caratteristiche di ingresso e di uscita in configurazione a emettitore comune. Per semplicità, la configurazione emettitore comune in inglese si chiama anche si chiama common emitter, letteralmente la stessa cosa, e si indica con le lettere CE. Quindi spesso dirò configurazione CE per semplicità. Allora, e chiaramente prima bisogna specificare qual è la configurazione. A quel punto abbiamo definito le grandezze di ingresso e di uscita e possiamo definire le caratteristiche di uscita e le caratteristiche di ingresso. Le caratteristiche di uscita sappiamo già come sono fatte, abbiamo già viste insieme, le rappresento qua per comodità, così approfitto per recuperare, per riprendere un po' certi concetti che abbiamo già detto. Abbiamo IC in funzione di VCE utilizzando IB come parametro, e vi ricordate come sono fatte? In pratica c'è la zona di saturazione, poi c'è la zona attiva diretta in cui il transistore si comporta come un generatore di corrente controllato a corrente, e poi c'è il breakdown e di nuovo andamento del genere. Quindi qui abbiamo curve IB costante, per IB crescente la curva si sposta verso l'alto. Quindi per esempio noi potremmo avere
un punto di riposo qua. Punto di riposo viene determinato anche dal circuito esterno, ma insomma adesso non stiamo a disegnare, chiamiamo Q il punto di riposo. Possiamo poi avere anche le caratteristiche d'ingresso, che sono fatte in questo modo. Ecco, prima di disegnarvele, io le caratteristiche di uscita le ho derivate l'altra volta, no? Vi ricordate, a partire dal modello di Ebersen-Moll abbiamo scritto in zona attiva qual è la relazione, poi aggiunto i pezzettini in saturazione e in breakdown. Chiaramente lo possiamo fare anche per le caratteristiche d'ingresso, ora per comodità non ve lo faccio, direi, poi intanto a un certo punto lo riprendiamo e l'espressione sarà più chiara. Al momento ve la disegno e basta, ok? Giusto per non complicare i calcoli e espressioni questa pagina. Quindi noi mettiamo tipicamente VBE qui in funzione di IB, e utilizziamo VCE come parametro, e queste caratteristiche vengono tutto sommato così. C'è l'esponenziale, questa è l'esponenziale, visto come i b in funzione di VBE è l'esponenziale della caratteristica del diodo all'incirca. Stavolta è simmetrico, perché scrivo VBE in funzione di b, ma insomma è la stessa curva. E poi al variare di VCE, in realtà questa curva cambia molto molto poco. Praticamente diciamo che se aumento VCE la curva si schiaccia un pochino verso l'asse delle ordinate, ma cambia pochissimo. Guardate, ho esagerato proprio per far vedere la differenza, ma diciamo, se faccio il disegno a tratto un pochino più spesso, la differenza non si vede quasi, le curve stanno una sopra l'altra. Infatti spesso, anche nelle schede tecniche dei dispositivi, le caratteristiche d'ingresso sono date per un solo valore di VCE, perché tanto non cambia quasi niente, ok? Quindi queste sono le caratteristiche d'ingresso. E queste sono le caratteristiche di uscita. Ora, senza dover dire come si dice in inglese ciascuna parola, ovviamente, output characteristics e input characteristics. Niente di che. Ok, allora, sono variabili di due funzioni, e quindi quando facciamo un'espansione al primo ordine bisogna tenere presente le derivate parziali. Vediamo prima le caratteristiche di uscita. Allora, adesso devo cominciare a distinguere parte costante e parte variabile, no? Per fare l'espansione al primo ordine. Quindi vediamo espansione al primo ordine. Delle caratteristiche di uscita allora io la curva la scrivo così, scrivendo quantità totale, quindi carattere minuscolo e pedice maiuscolo. IC è una funzione di VCE e di IB, e poi adesso comincio a scrivere componente continua più parte variabile, dove la componente continua è il punto di riposo, vi ricordate come facevamo, e poi immagino di variare di poco il punto di riposo rispetto a quello che abbiamo in assenza di segnale, d'accordo? Quindi ho IC grande più IC piccolo, e scrivo questa funzione, diventa quindi una funzione di VCE, che posso scrivere come VCE grande più VCE piccola, IB, che scrivo come IB grande più IB piccola, d'accordo? Adesso facciamo questa espansione.
termine di ordine 0 è quello che abbiamo in corrispondenza del valore nullo della parte variabile, quindi VC grande, IB grande, ok? Più adesso metto il termine del primo ordine. Il termine del primo ordine, essendo funzione di due variabili, sarà, come sarà fatto? Ricordate, è la derivata parziale della corrente rispetto alla prima quantità per la variazione della prima quantità più l'equivalente per la variazione della seconda. Quindi qui devo mettere derivata parziale di IC in funzione di VCE calcolata nel punto di riposo. Il punto di riposo è il punto VCEB, per la variazione di VCE, più la derivata di C parziale rispetto a IB calcolata nel punto di riposo per la variazione del punto di riposo. In queste derivate parziali posso mettere la grandezza che varia o il totale, non cambia niente, tanto è una derivata, okay? Quindi c'è una parte costante di differenza che nella derivata non ha nessun effetto. Quindi nel punto di riposo vuol dire considerando nulle le parti variabili, ok? Questo qui era IC grande più IC piccola. Allora, che cos'è che dovete notare quando scrivo così? La prima cosa da notare è che chiaramente ci sono un po' di semplificazioni, perché questa roba qua è esattamente questa per definizione, no? Quindi questa si semplifica e quindi vedete ho una relazione che lega soltanto le parti variabili. Mi dice che la parte variabile della corrente di collettore è una combinazione lineare della variazione della tensione collettore-emettitore e della corrente di base. Ok? Quindi questo è. Basta chiamare un po', dare un nome a queste derivate parziali per scrivere la cosa in modo molto più compatto. Allora, questa roba qua, si chiama di solito HOE. Non so se avete fatto le reti a parametri H elettrotecnica, e quindi questa è l'H d'uscita della rete a due porte, che diciamo equivale al transistore linearizzato. Tra un attimo lo vediamo. Se non vi ricordate, immaginate per il momento che è solo un modo per dare un nome a un parametro, ok? Va bene. Questo termine qui invece si chiama HFE. Quindi una volta che ho dato questi nomi, IC posso scriverla come HOE VCE più HFE IB. D'accordo? Quindi quell'espressione lineare è la linearizzazione delle caratteristiche di uscita del transistore bipolare in configurazione emettitore comune. Guardate, quello che mi ricorda che sono in configurazione emettitore comune è questa E in fondo. Questa E in fondo mi ricordo che sono in configurazione emettitore comune. Tenete presente, noi potremmo avere almeno tre tipi di configurazione: base comune, collettore comune, emettitore comune. Noi in pratica useremo sempre parametri definiti in configurazione emettitore comune, perché è quello che tipicamente si ricorda, perché è la configurazione che ci torna più utile. D'accordo? Quindi questo è solo una parte del modello, perché noi abbiamo due caratteristiche di uscita e di ingresso. Intanto questa è l'espressione linearizzata delle caratteristiche di uscita. Ovviamente, come diciamo sempre, un'espressione analitica si può scrivere anche in forma circuitale. Tanto c'è un rapporto 1 a 1 tra l'espressione che scriviamo e il circuito equivalente. Qual è il circuito equivalente di quell'espressione? Ho una corrente che è la somma di due correnti, quindi io se sommo due correnti vuol dire che metto due rami in parallelo, e quindi io posso scriverla così: ho il collettore, questo è il nodo di collettore, questo è il nodo di emettitore, questi sono i due nodi della maglia di uscita. Io dico che la corrente IC è la somma di
una corrente che passa nella resistenza 1 su HOE. Vedete, perché qui la tensione capi della resistenza 1 su HOE è VCE. Il VCE per HOE mi dà la corrente che passa in questa resistenza ed è il primo termine della somma. E poi il secondo termine della somma, che è una corrente di valore HFIB. Siccome IB passa sulla maglia d'ingresso, per inserire quella corrente metto là un generatore di corrente controllato dalla corrente d'ingresso. Quindi vedete, se scrivete l'equazione al nodo di collettore, vi viene esattamente l'espressione che c'è scritta a sinistra. Quindi ripeto ancora una volta, no, non si deve far impressionare il circuito. Un circuito è un modo per scrivere graficamente un'equazione, non è nient'altro. Ok, detto questo, facciamo la stessa cosa per le caratteristiche di ingresso. Quindi facciamo adesso l'espansione primo ordine delle caratteristiche di ingresso. Allora, di nuovo, stavolta le caratteristiche di ingresso saranno scritte in questo modo: VBE uguale a una funzione di IB e di VCE. La VBE totale la scrivo come parte costante più componente variabile. E qui devo mettere termine di ordine 0, quindi qui, aspettate, questa fatemela espandere qua, IB totale più IB piccola, virgola, VCE costante più VCE piccola. Allora, adesso metto il termine di ordine 0, che è VBE di IB grande VCE grande, va bene, più il termine di ordine 1, quindi derivata parziale di VBE rispetto a IB, calcolata nel punto di riposo. Il punto di riposo vuol dire IB piccolo uguale a 0, VCE piccolo uguale a 0, d'accordo? Per la variazione di IB, che è IB piccola, più la derivata parziale di VBE rispetto a VCE, calcolata nel punto di riposo per la variazione di VCE. Allora, il ragionamento è esattamente uguale a quello che abbiamo fatto prima, c'è una semplificazione perché le parti costanti se ne vanno, sono queste due che ho tracciato in giallo, quindi mi rimane una relazione che lega soltanto le parti variabili, come prima, pari pari. Allora, qui di nuovo devo dare due nomi a quelle due, a quei due coefficienti, queste due derivate parziali. Questo qua si chiama HIE, e questo qui si chiama HRE. Quindi l'espressione finale viene questa: VBE uguale a HIE IB più HRE VCE. Di nuovo, anche di questa noi possiamo scrivere il circuito equivalente. Cosa abbiamo? Abbiamo una tensione tra base ed emettitore che è pari alla somma di due tensioni, quindi ho due elementi in serie. Il primo elemento è HRE VCE, lo prendo come è una tensione, quindi è una tensione che dipende da VCE, che sta invece, che è la tensione sulla maglia di uscita, sulla porta di uscita. Quindi questa la scrivo come generatore di tensione controllato da tensione.
ed è il secondo termine della somma, e il primo termine è HIB. Siccome IB è questa corrente qua, HIB può essere la caduta su una resistenza di valore HE. Quindi questo è il termine che corrisponde all'espansione al primo ordine delle caratteristiche d'ingresso. Ok, a questo punto possiamo mettere tutto insieme, gran finale, metto tutto insieme, che cosa viene fuori? Un poco di più. In pratica io ho quello che si chiama il modello, mettendo tutto insieme ottengo quello che si chiama il modello a parametri ibridi del transistore del bipolare BJT, chiamiamolo, si scrive un po' più piccolo, del BJT, di nuovo scriviamo per esteso, in configurazione CE. Allora mettiamo insieme le due equazioni, abbiamo IC piccolo uguale a HFEIB più HOEVCE, e qui abbiamo VBE uguale ad HIEIB più HOEVCE, HREVCE, HREVCE. Vedete, questo è quello che otteniamo avendo messo insieme tutto. E chiaramente adesso possiamo scriverlo anche in forma matriciale. Abbiamo ICVBE che dipende da IBVCE. E c'è una matrice qua che è HFE, HOE, HIE, HRE. Questo è praticamente uguale al modello a parametri ibridi di un sistema a due porte, perché qual è il sistema a due porte? Beh, questo è il transistore in configurazione emettitore comune, questa è la porta d'ingresso, e IB e VBE sono le due variabili, e questa qui è la porta d'uscita. Io ho due quantità per ciascuna porta, quindi ho quattro quantità, e posso esprimere due in funzione delle altre due, no? Se il sistema è linearizzato. Chiaramente dopo aver fatto l'espansione al primo ordine il sistema è stato linearizzato. Ci sono tanti modi di esprimere due grandezze in funzione di altre due, no? Ricordate, se esprimete le due tensioni in funzione delle due correnti ottenete il modello a parametri Z, se esprimete le due correnti in funzione delle due tensioni ottenete il modello a parametri Y, i parametri sono tutti dimensionalmente uguali. Il modello a parametri ibridi è un po' diverso, perché che cosa si fa? Si esprime, vedete, una corrente e una tensione, in particolare la corrente d'uscita e la tensione d'ingresso, in funzione della corrente d'ingresso e della tensione d'uscita. Si mischiano le cose e anche i parametri sono ibridi, nel senso che non sono dimensionalmente uguali. Vedete, HFE e HRE sono numeri puri, HIE è un'impedenza, HOE è una ammettenza. Per questo motivo si chiamano ibridi. L'altra cosa, magari sempre, quindi quell'H sta per hybrid, cioè parametro ibrido. Il primo pedice, che cosa mi dice? Beh, vedete, l'HFE mi dice come dipende la corrente d'uscita dalla corrente d'ingresso. Quindi è il parametro forward, mi dice come l'uscita dipende dall'ingresso. HR invece mi dice come dipende la tensione d'ingresso dalla tensione d'uscita, e quindi mi dice come dipende l'ingresso dall'uscita, e quindi è il contrario del forward, per cui quella R sta per reverse, parametro che mi dice come l'ingresso dipende dall'uscita, funzionamento diciamo
in realtà indesiderato. Io vorrei che l'uscita dipendesse dall'ingresso, ma non vorrei il contrario in generale. Poi ci sono gli altri due parametri, sono quelli di ingresso ed uscita, perché HOE mi dice come la corrente d'uscita dipende dalla tensione d'uscita, quindi quella O sta per output, è il parametro che lega solo le due grandezze d'uscita, e la I invece, l'HIE, è il parametro che lega solo le grandezze d'ingresso, mi dice come la tensione d'ingresso dipende dalla corrente d'ingresso. Quindi giusto per aiutare un po' nel ricordo, questa F sta per forward, questa O sta per output, questa I sta per input e questa R sta per reverse. La E finale sta per configurazione emettitore comune, quindi quello che ho trovato e le grandezze che ho trovato valgono in particolare in questa configurazione. La cosa da ricordare è che è una linearizzazione, quindi i parametri dipendono dal punto di riposo . Questo è importante, non sono valori che sono proprietà del dispositivo, ma dipendono dal dispositivo e da qual è il punto di riposo. Okay? Se vi ricordate, sono tutte derivate parziali calcolate in un certo punto. Non solo, il modello linearizzato vale soltanto, insomma, è accurato soltanto in un intorno del punto di riposo, perché ovviamente è un'espansione al primo ordine. Okay? Quindi, accurato solo in un intorno . Allora, il circuito equivalente che corrisponde a questo sistema, cioè, per concludere, ormai tanto abbiamo imparato tutto, è fatto dalla somma dei due pezzi di circuito che abbiamo già disegnato, quindi dobbiamo ricordarci che l'emettitore è lo stesso, quindi qui abbiamo HRE per VCE e in serie c'è HIE per IB e questa qui è la VBE, e dall'altra parte invece abbiamo il parallelo di due quantità, il generatore di corrente HFIB, dove la IB è la corrente in ramo d'ingresso, e poi in parallelo c'è una resistenza di valore 1 su HOE. Questa qui è la corrente collettore e questa tensione qua è la VCE. E questo è il circuito equivalente a parametri ibridi del BJT. Quindi questo qui è il circuito equivalente, bisogna specificare bene, non lo scrivo perché non ho tutto questo spazio e qui nell'angolo la grafia viene ancora più brutta, questo è il circuito equivalente a parametri ibridi del bipolare in configurazione CE, esattamente 1 a 1 l'espressione grafica del sistema che abbiamo scritto. Come si fanno a ottenere questi parametri? Beh, la definizione l'abbiamo data, ora sarebbe utile fare un esempio di calcolo. E chiaramente abbiamo due possibilità. Una possibilità è tirar fuori quelle derivate parziali dall'espressione analitica delle correnti e delle tensioni. L'altra possibilità è tirarle fuori graficamente. Ok? Per l'espressione analitica probabilmente è più pratico, però è, come dire, una cosa che permette di capire meglio anche il fatto di estrarle
graficamente. Quindi proviamo a fare un po' in tutti e due i modi. Guardiamo prima per i parametri legati alle caratteristiche di uscita. Allora, vediamo prima HFE e HOE. Allora, io che cosa devo fare per HFE? Devo calcolare la derivata di IC. IC, posso mettere anche IC grande, tanto qua a questo punto sto facendo una derivata, rispetto a IB nel punto di riposo. Va bene? Allora, prendiamo il modello di Ebers e Moll. Vediamo se si riesce a vedere bene da qua. Modello di Ebers e Moll. Perché lì, perché lo prendo? Perché lì abbiamo l'espressione analitica, quindi dovremmo da quello essere in grado di fare la derivata. Ci mettiamo in zona attiva diretta, perché tanto siamo in zona attiva diretta quando facciamo il modello di piccolo segnale, no? Nell'esempio che avevo fatto io siamo nel mezzo del piano ICVC e quella è zona attiva diretta. In realtà ha senso fare il modello di piccolo segnale soltanto in zona attiva diretta, perché lì vogliamo adoperare, insomma, se abbiamo un piccolo segnale vuol dire che vogliamo adoperare transistore come amplificatore, quindi siamo in quella situazione di zona attiva diretta. Allora, voi vi ricordate, in zona attiva diretta i B e C sono in questa relazione. IC la scrivo così, come totale è uguale a beta F IB più, viene beta F più 1 per IC0. IC0 è una quantità costante, dipende dagli alfa F, gli alfa R e ICS, quindi che sono tutte quantità costanti. Allora proviamo a fare questa derivata. Vedete, se io faccio questa derivata, mi viene beta F. Quindi questo HFE viene praticamente uguale a beta F nel punto di riposo. Molto semplice da ottenere. L'altro termine è costante, quindi quando vado a fare la derivata praticamente non conta. Qui facciamo la nostra correzione. In questa lavagna tanto ci sta soltanto HFE. Allora, vediamo dal punto di vista grafico come potrei ottenerlo. Io dal punto di vista grafico, in che situazione sono? Ho IC in funzione di VCE, la caratteristica, la famiglia di caratteristiche è fatta così. Immaginiamo che questo qui sia il punto di riposo, queste curve sono A e B crescente. E come faccio a estrarre la derivata parziale di C rispetto a B nel punto di riposo? Allora, siccome C dipende da B e da VCE nell'espressione che ho fatto, quando faccio la derivata parziale di C rispetto a B vuol dire che VCE la tengo costante, quindi faccio una derivata muovendomi in questa direzione. VC è costante. Allora, se voglio vedere la cosa graficamente, io che cosa faccio? Io dico questo, HFE praticamente lo posso scrivere come la variazione di C rispetto alla variazione di B, lo scrivo al posto che come derivata, come rapporto incrementale, perché mi viene più facile da ottenere graficamente, a VC è costante. Quindi, per esempio, io potrei ricavare quant'è questa corrente IB, e magari è la chiamo IB3, questa per esempio IB2 e questa è IB1. Scrivo un nome, una variabile, per non scrivere il valore esatto. Quindi prendo un delta IB da questo punto, delta IB da questo punto a questo punto, e valuto il delta IC corrispondente, che sarà da qui fino a qui. Quindi questo mi viene come delta IC, quindi questo è il delta IC che prendo graficamente, e come delta IB mi viene IB3 meno IB1. E questa è la HFE che ottengo.
Bene, quindi abbiamo sopra un'espressione approssimata, perché il modello di Ebersen-Molle è approssimata ma analitica. Sotto abbiamo un'espressione approssimata, perché ho approssimato la derivata con rapporto incrementale finito, quindi non sarà proprio perfetta, però estratta graficamente. Tutte e due sono buone. L'abitudine diciamo corretta, nel senso che dà un risultato un pochino più accurato, è che siccome il modello di Ebersen-Molle è in realtà un modello abbastanza approssimato, se ho l'espressione grafica mi conviene estrarre graficamente HFE, perché riesco a estrarlo in modo più accurato nonostante tutto. Se non ho un'espressione grafica, prendo come HFE beta F, perché magari ho il valore beta F già nel datasheet, prendo direttamente quello. Va bene, quindi lo estraggo graficamente o analiticamente a seconda di come mi viene più conveniente. Discorso simile vale per HOE, l'altro parametro. Allora, HOE, se andiamo da definizione, è definito come la derivata di C rispetto a VCE. Va bene? Calcolato nel punto di riposo. Allora, io prendo l'espressione di C valida in zona di zona attiva diretta, dove sono, e qui però non c'è niente che esplicitamente dipende da C. Che cosa succede? Dov'è questa dipendenza? Non è nulla come apparirebbe così, perché se vi ricordate c'è una cosa che già vi avevo detto, che in verità diciamo non ha un'approssimazione di primo ordine, non di ordine zero. All'aumentare di C aumenta il beta F, cioè quell'effetto Early di cui abbiamo parlato. Quindi c'è una dipendenza nascosta di beta F da VCE. No, scusate, l'aumentare di VCE aumenta il beta F, ho detto male. Quindi c'è una dipendenza nascosta di beta F da VCE. Infatti, se vi ricordate, nelle caratteristiche di uscita, aumentando VCE, la IC aumenta. Ok? Quindi è lì che c'è la dipendenza a questo punto, perché l'altro parametro, che è l'IB, nella derivata, quando faccio la derivata parziale, deve essere tenuto costante. E quindi quando scrivo l'espressione qua, cosa faccio? Faccio così: ho IB costante per la derivata di beta F rispetto a VCE calcolata nel punto di riposo, e l'altro termine insomma tipicamente trascurabile. C'è il termine anche con IC0, ma quello diciamo non conta, perché IC0 è molto più piccolo di IB. E poi mi ricordo che IB è praticamente IC diviso beta F, quindi questo lo posso scrivere così: IC che moltiplica 1 su beta F per beta F derivate beta F rispetto a VCE. Calcolato nel punto di riposo. Questa roba qua è una vecchia conoscenza. Questa roba qua è una vecchia conoscenza, perché io in realtà non riesco a trovare quasi mai l'espressione o la curva di beta F in funzione di VCE. Però quella quantità, avete dimensionalmente, è l'inverso di una tensione ed è praticamente l'inverso della tensione di Early. Cioè, questa roba qua è praticamente 1 su VA, e infatti questo HOE mi viene praticamente IC su VA. Quindi questa roba qua è la pendenza delle caratteristiche d'uscita. Graficamente, se io disegno al centro, perché ho bisogno di andare anche per VCE negativi, se io disegno le caratteristiche d'uscita, vi ricordate, questo discorso l'ho già fatto, ora esagero la pendenza per farvi vedere la cosa. Se mi metto nel punto di riposo, questa curva è a IB costante, giusto? Per definizione, le caratteristiche di uscita. Quindi la derivata di C rispetto a VCE graficamente è la tangente a questa curva nel punto di riposo.
ok? Per definizione. Quindi HOE non è nient'altro che questa tangente. E vi ricordate quando vi ho introdotto il rapporto, il valore della tensione di Hurley, cosa vi ho detto? Vi ho detto, se io prendo qui, traccio la retta tangente a un punto di riposo e la prolungo, intercetto l'asse delle ascisse in un punto che è uguale a meno la tensione di Hurley. La pendenza di questa retta è HOE, HOE è la pendenza di questa retta ed è IC diviso il C che è il cateto, il cateto verticale, l'altezza del triangolo, diviso il cateto orizzontale, quindi la base del triangolo rettangolo. La base del triangolo rettangolo è VCE più VA, che approssimativamente avevo già detto questa era IC su VA. Quindi vedete, in pratica le due cose coincidono. Quindi io cosa posso fare? Posso estrarre l'HOE graficamente facendo questo disegno, prendendo quella pendenza, oppure posso estrarlo analiticamente, più o meno viene la stessa quantità. Quindi la procedura è sempre la stessa: se ho il grafico preciso lo faccio graficamente, se non ho il grafico preciso lo faccio analiticamente con i parametri che ho a disposizione. Andiamo avanti, ci guardiamo tutti uno a uno, H, I, E e l'altro che ci manca. H, I, E è un parametro che riguarda l'ingresso, quindi vediamo le caratteristiche di ingresso. Abbiamo VB e in funzione di IB. Curva è fatta così. Per definizione HE è la derivata di VBE rispetto a IB nel punto di riposo, quindi fatta a VCE costante, perché l'altra variabile è VCE. Questa curva è VCE costante, le caratteristiche di ingresso sono parametrizzate in VCE, quindi quella è una curva a VCE costante. Questo vuol dire che la HE è la pendenza della retta tangente alla caratteristica d'ingresso nel punto di riposo. Quindi, ripeto, HE è la pendenza della retta tangente alla caratteristica d'ingresso nel punto di riposo. Quindi questo è un modo per estrarlo graficamente. Traccio la tangente e vedo, quindi che cosa faccio? Traccio la tangente, poi mi prendo un certo, su questo grafico, un certo delta IB, vado a vedere qual è il delta VCE corrispondente e graficamente approssimo HE con delta VCE. Detta VBE. Aspettate, ho fatto. Delta VBE diviso delta IB per VCE costante. Questa è l'espressione grafica. Dal punto di vista dell'espressione analitica non è difficile, devo scrivere in zona attiva diretta l'espressione di IC in funzione beta F. Allora, vi ricordate cos'è? IC era uguale a beta F IB più beta F più 1 per IC
IC0. Questo è quello che avevamo visto. Dunque, ora la sto facendo sì, un po' più lunga del necessario. Allora, IC grande è uguale a beta F IB grande più, vabbè, questo posso trascurare, beta F, scriviamolo tutto per esteso, poi lo trascuriamo all'ultimo momento, più beta F più 1 per il C0. E poi l'altra cosa che avevo è che dei C, no, va bene così. Allora, a questo punto che cosa facciamo? Facciamo questa operazione. Dunque, che relazione c'è tra IB e VBE? Beh, io questo lo so perché IB è uguale, anzi no, IC mi serve un disegno. Allora, IB, per dire a che cosa è uguale IB mi serve il disegno, perché l'espressione IB non viene così automatica. Allora, prendiamo un attimo il modello di Ebersen-Moll. Abbiamo un diodo tra base e emettitore, questo è il diodo di emettitore, poi abbiamo un diodo tra base e collettore, questo è il diodo di collettore. Ricordate, poi qui abbiamo un generatore di corrente alfa F I E D e qui abbiamo un generatore di corrente così alfa R I C D. Ok, questo mi serviva per potervi scrivere l'espressione di B. Allora, dal modello di Ebersen-Moll, IB a che cosa è uguale? Devo fare la somma delle correnti che escono da questo ramo. Allora, qui esce IED, qui entra alfa F IED, quindi il totale che esce è 1 meno alfa F per IED. Va bene? Più ICD meno alfa R ICD, quindi qui esce 1 meno alfa R ICD. Va bene? Allora, in zona attiva diretta che cosa abbiamo? Abbiamo che il diodo di collettore è in polarizzazione inversa, quindi questa ICD è uguale a meno ICS. Va bene? E al posto di IED posso scrivere l'espressione del diodo, quindi qua mi viene IB uguale a 1 meno alfa F che moltiplica I E S per E a VBE su VT meno 1. Questa è la prima espressione e poi qui ho 1 meno alfa R per ICS. E qui, questo qui invece è un segno meno. Fatto tutta la sostituzione, fatta un po' più lunga del necessario, francamente, perché non era necessario portarsi dietro tutti i conti. Tanto quando andiamo a fare una derivata succede una cosa molto semplice. Qui devo fare, vedete, per avere HIE devo fare la derivata di VBE rispetto a IB. Quindi facciamo qua il differenziale. Posso scriverlo come derivata di IB rispetto a VBE e poi invertire, tanto è monotona la funzione, quindi non ci sono problemi. Allora io faccio dIB su dVBE e che cosa mi viene fuori? Mi viene fuori 1 meno alfa F per IES diviso VT per E, per E alla VBE diviso VT. D'accordo? Allora, questa roba qua, 1 meno alfa F per I e S, per E alla VBE su VT, è il primo pezzo dell'IB
ed è il pezzo più importante, perché poi questo esponenziale è molto grande, quindi tutte le altre quantità sono proprio trascurabili, va bene? Quindi questa roba qua per me semplicemente si può scrivere come IB grande diviso VT. IB grande, quindi quantità media, perché adesso dopo aver fatto la derivata sostituisco qui il VB è grande, diviso VT. D'accordo? E quindi siccome anche qua la IC0 rispetto ai B posso trascurare, al posto di B posso scrivere IC diviso beta F, quindi questa è una IC diviso beta F diviso VT. Quindi questa è l'espressione di B rispetto a VBE calcolata nel punto di riposo. Per concludere posso, a questo punto uso questo spazio qua, ho bisogno proprio di uno spazietto piccolino, lo prendo qua come conclusione. HE è l'inverso di questa quantità per definizione, quindi qui posso scrivere HE è uguale a VT tensione termica per il beta F diviso IC, è l'inverso della quantità che ho appena scritto. D'accordo? Ho scritto lì nel lato perché non avevo più spazio sotto, dovevo usare lo spazio in modo un pochino più efficace. E questa è interessante come espressione, è molto semplice perché beta F l'ho già ottenuto, mi è servito anche per HFE, IC nel punto di riposo lo conosco per forza, e VT dipende solo dalla temperatura, quindi anche quella la conosco. D'accordo? Va bene. Ci manca solo un parametro, l'HRE, ma non perdiamo tempo con l'HRE. Perché? Perché in pratica, come vi dicevo, praticamente queste sono le caratteristiche di uscita. Quando cambio l'HRE, la curva si sposta pochissimo, quindi la dipendenza della VBE da HRE si può tranquillamente, da VCE si può tranquillamente trascurare. Quindi, diciamo, nei datasheet trovate un valore per HRE indicato. In principio si può estrarre il valore in modo grafico, soprattutto in modo grafico piuttosto che in modo analitico, che viene un po' più difficile. Nella pratica spesso uno quel termine lo trascura totalmente, lo mette uguale a zero, diciamo non è un grosso danno dal punto di vista dell'accuratezza e semplifica molto i conti. D'accordo? Quindi l'HRE lo prendiamo uguale a zero. Quindi, detto questo, il circuito equivalente a parametri ibridi, per quello che abbiamo visto finora, è fatto così. Fatto così, mettiamo HRE uguale a 0, è quella semplificazione che abbiamo visto, e abbiamo quindi la base HE l'emettitore HFIB e poi 1 su HE, una resistenza di valore 1 su HE in parallelo. In questo è il circuito che più comunemente si adopera. Va bene? Allora, c'è da fare un altro pezzettino di ragionamento in più. Ricordate, per il diodo poi avevamo inserito anche le capacità equivalenti, perché ci sono delle giunzioni PN, quindi c'è una carica che si sposta internamente, quindi è la capacità da considerare. La stessa cosa si può fare anche per il transistore bipolare.
Al solito stiamo parlando di un dispositivo in zona attiva diretta, solo in quel caso si fa questo circuito equivalente, eh? In altre regioni di funzionamento non si va a fare. Il circuito equivalente di piccolo segnale si fa solo quando il piccolo segnale è rilevante e quindi in zona attiva diretta. Allora, quali sono queste capacità e come si considerano? Abbastanza semplice in realtà la cosa, e vediamo il situazione. Allora, noi dobbiamo tener conto di tre cose essenzialmente per arrivare a un circuito un pochino più accurato. Vi rappresento di nuovo come è fatto un transistore bipolare in pratica. Voi avete, dunque, quindi vediamo capacità interne. Abbiamo il collettore, questa è la sezione della fetta di silicio dove c'è il collettore di tipo N. Poi c'è la diffusione della base di tipo P e poi c'è l'emettitore di tipo N. Allora, questo è l'emettitore, questa è la base questo è il collettore. Poi abbiamo detto il transistore intrinseco è questo qua. Che cosa dobbiamo aggiungere perché le cose funzionino bene? Qui dobbiamo aggiungere tre fattori. Un aspetto è questa resistenza di base, la resistenza di dispersione in base. Vi ricordate, abbiamo detto in realtà c'è un percorso da fare per arrivare dalla base intrinseca alla base del contatto esterno. Questo vale per tutti i contatti, ma è particolarmente rilevante per la base perché la base è stretta e poco drogata, d'accordo? Quindi noi che cosa facciamo? Esplicitiamo questa resistenza, la chiamiamo RB e indichiamo il contatto di base intrinseco con un nodo differente che chiamiamo per esempio B'. Quindi capacità interna più resistenza di base. Questo è il primo effetto. Poi che cosa abbiamo? Tra di base. Poi l'altra cosa da considerare è questa. Tra la base intrinseca e l'emettitore, quindi tra B' ed E, c'è una capacità di una giunzione PN polarizzata direttamente, perché in zona attiva tra la base e l'emettitore la giunzione è polarizzata direttamente. Vi ricordate, la capacità differenziale quando c'è una giunzione polarizzata direttamente è costituita da un termine di diffusione più un termine di svuotamento, va bene? Quindi, però lì bisogna tenerla presente, c'è, e si indica in questo modello tipicamente con col nome CB'E oppure tradizionalmente col nome CP greco. È la stessa cosa, si può chiamare sia CB'E sia CP greco. L'altra osservazione è che tra B' e C c'è invece la capacità di una giunzione PN polarizzata inversamente, perché la giunzione tra base e collettore è polarizzata inversamente. PN polarizzata inversamente. E
quando è polarizzata inversamente, la capacità è più piccola perché c'è soltanto la componente dell'azoto della zona di svuotamento, che è più piccola perché la zona di svuotamento è più profonda, d'accordo? E quella si chiama tipicamente in questo caso CB'C oppure anche CMU. Questo è il nome, diciamo, tradizionale. Quindi, se vogliamo tenere conto di alcuni effetti, come dire, un po' del secondo ordine, ma che sono rilevanti in molti casi, rispetto al circuito equivalente a parametri ibridi, dobbiamo aggiungere tre quantità: la resistenza di base e le due capacità interne. Includendo questi tre parametri, si arriva a un circuito equivalente del bipolare un pochino più complicato, che ha un nome, si chiama circuito di Giacoletto. Questo Giacoletto era un fisico italiano che lavorava ai Bell Labs proprio negli anni in cui è stato inventato il transistore. Chiaramente, per utilizzare il transistor bisogna, oltre che farlo, avere un modello del funzionamento e poi avere un modello circuitale per utilizzarlo nei circuiti. Più o meno negli anni 50 questo Giacoletto venne fuori con questo modello circuitale che, come dire, giustificava il funzionamento del transistore in zona attiva diretta. Allora, come è fatto il modello Giacoletto? Rispetto al modello a parametri ibridi dobbiamo aggiungere quei fattori che conosciamo e poi bisogna inserire un pochino di nomenclatura. Allora, tra base e emettitore, vi ricordate, nel circuito a parametri ibridi abbiamo una resistenza HE e basta. Nel modello Giacoletto in realtà la resistenza viene spaccata in due. C'è una resistenza tra base e base intrinseca, che si chiama RB, e poi una resistenza rimanente tra la base intrinseca e l'emettitore, che è la differenza tra le due. Questa resistenza equivalente tra base intrinseca e emettitore, la Giacoletto l'ha chiamata RP greco. Noi spesso la chiamiamo anche RB'E perché sta tra B' ed E. Va bene? Quindi questo è cosa succede davanti. Ovviamente dovrà essere che siccome i modelli devono tornare, l'HE del modello a parametri ibridi deve essere uguale alla somma delle due resistenze RB e RB'E. Abbiamo soltanto spezzato e dato un nome al nodo intermedio, che è la base intrinseca. Poi, l'altra cosa è che tiene conto del fatto che, ecco, qui c'è il generatore di corrente controllato da corrente. Invece di scriverlo come generatore di corrente controllato da corrente, poiché è più sicuro indicare la tensione piuttosto che la corrente, perché mi serve questa corrente, quella nella resistenza. Allora viene utilizzato un generatore di corrente controllato da tensione. E la tensione di controllo è la VB'E. La Giacoletto la chiamava VP greco nel circuito equivalente, ma è la stessa cosa. VP greca è questa, è la V tra B' ed E. Tenete presente, questo è equivalente all'altro generatore. È proprio uguale perché questo GM VB'E è uguale all'HFIB. Perché in pratica questa VB'E è RB'E per IB, e questo vuol dire che semplicemente GM per RB'E è uguale ad HFE. Quindi si passa facilmente da un modello all'altro se si capisce in che relazione stanno vari parametri. Va bene? Poi, questi sono tutti i pezzi che avevamo già prima. Poi abbiamo l'HOE, nel circuito di Giacoletto. La resistenza 1 su HE viene chiamata resistenza d'uscita, quindi RO, e questa è esattamente uguale alla resistenza 1 su HE, stesso posto, stesso significato. E poi ci sono le due capacità. Le due capacità stanno tra base intrinseca e emettitore. Questa è una, questa è la CB'E oppure CP greco. E questa qua è invece tra la base intrinseca e il collettore, e quindi è la CB'C oppure chiamata anche CMU. Questo è il modello Giacoletto completo.
Quindi in pratica rispetto al modello a parametri ibridi abbiamo da fare tre cose, quelle tre che vi dicevo prima. Si divide in due la resistenza d'ingresso e si aggiungono le due capacità. Io vi do tutti i nomi perché chiaramente non so se qualcuno di voi ha già studiato elettronica oppure no, magari alcune cose le conosce con alcuni nomi. Però questi sono i nomi che tradizionalmente si usano a seconda delle tradizioni leggermente diverse, no? Quindi c'è chi usa chi usa preferibilmente il modello a parametri ibridi, chi usa preferibilmente questo. Anche nelle schede tecniche, a volte la stessa resistenza viene chiamata RO, a volte viene chiamata 1HE, a quel punto uno è bene che sappia tutti i nomi possibili, di modo che poi, se ha una scheda tecnica, è in grado di capire di che cosa si tratta. In questo modo le ho definite un pochino tutte. C'è una tradizione anche in alcune schede tecniche in cui si usano quei parametri pi greco e mu come pedici. A me non piacciono molto perché per abitudine semplicemente non mi sono particolarmente mnemonici, no? Mentre RB' mi ricordo che è tra B' ed E. RP greco e per esempio CMU, devo pensarci un attimo per ricordarmi dove stanno. In realtà sono anch'essi mnemonici, perché in pratica il motivo per cui hanno quel nome è perché vedete questa figura qui con le due gambe e la cosa sopra assomiglia a una pi greco. Vedete questa qua 1, 2, 3 assomiglia a una pi greco, quindi RP greco e CP greco sono queste, mentre invece questa cosa qui fatta a ponte assomiglia a una mu. Questa si chiama CMU, cioè questo è un motivo mnemonico, non c'è un motivo di altro tipo, è soltanto mnemonico per ricordarsi dove sta nel circuito. Ok? Ripeto, ve lo dico soltanto perché sono valori che vengono utilizzati, per cui è utile sapere in modo che se uno prende un libro in mano capisce di che si sta parlando. Va bene, concludo con un'altra cosa. Perché così completiamo l'argomento. E l'altra cosa sono i parametri massimi, quelli che si chiamano nelle schede tecniche maximum ratings. Che cosa sono? Sono i valori massimi di tensione e corrente che possono essere applicati al transistore. Nelle caratteristiche non li abbiamo visti, per ora abbiamo visto soltanto la tensione di breakdown, no? In realtà ci sono dei valori massimi sia di tensione, sia di corrente, sia di potenza. Sono legati, beh, quello di tensione è legato al breakdown, quelli di corrente e quelli di potenza sono legati al surriscaldamento dei transistori. Succede che se il transistore dissipa una potenza eccessiva, si surriscalda, quindi aumenta la temperatura e tipicamente si ha la rottura del transistore per surriscaldamento. Quindi è importante nel funzionamento del transistore assicurarsi che certi parametri non vengano superati, no? Altrimenti, come si dice, black smoke che esce dal contenitore. Allora, quali sono indicati di solito? Vabbè, vediamoli un attimo, una cosa abbastanza rapida, ve li faccio vedere sulle caratteristiche di uscita, perché le caratteristiche di uscita sono quelle legate al maggiore consumo di potenza. Ok, io posso, come dire, a ordine zero trascurare la corrente di base rispetto alla corrente collettore, quindi la potenza dissipata nel transistore sarà essenzialmente il prodotto della tensione VCE per la corrente IC, perché quella è la parte che, diciamo, consuma potenza, lì la corrente passa. Per cui mi conviene stare su questo grafico. Allora, cosa viene indicato? Ve la faccio abbastanza breve, perché mi importa che abbiate un'idea dei valori massimi. Allora, le caratteristiche di uscita sono così. Qui il breakdown è molto ripido, quindi praticamente queste curve sono quasi una sopra l'altra al breakdown. Tipicamente mi viene data questa tensione di breakdown, VBD, tensione di breakdown, quindi questa qui è la massima tensione che può essere applicata al transistore.
Va bene. Tipicamente questa è una rottura per moltiplicazione a valanga della giunzione base-collettore. Più di tanto non si può applicare. Questa è una. Poi, questo è l'effetto principale. Poi mi viene indicato tipicamente anche un massimo valore di corrente, una IC max. Quindi questa è una. Spesso questo lo trovate in datasheet anche indicato come VBD SUS. Ci sono diverse tensioni breakdown, però non stiamo a fare troppe differenze nell'ambito di questo corso. Guardiamo una, quella principale è questa. Poi abbiamo la IC max, è la massima corrente di collettore. Anche questo viene indicato dal costruttore. Che succede quando la corrente supera la massima corrente collettore? Tipicamente si ha un danneggiamento localizzato perché c'è una dissipazione di potenza elevata, spesso intorno al contatto del transistore, per cui c'è un danneggiamento localizzato. Allora, per evitare questa condizione viene fornito un massimo valore di corrente. E poi l'altra cosa è la Pmax, la potenza massima, che si esprime come prodotto IC per VCE massimo. Quindi non singolarmente IC e VCE, ma il prodotto. Perché? Perché la potenza dissipata nel transistore è praticamente il prodotto IC per VCE e che tipo di rottura si ha se si supera la potenza massima? Tipicamente si ha una rottura per surriscaldamento, quindi è generale, perché la potenza dissipata deve essere, potenza dissipata viene trasformata nel calore, il calore viene smaltito. Per smaltire il calore si ha un surriscaldamento del dispositivo. Il dispositivo si scalda e quindi, come dire, trasmette il calore all'esterno. Sopra una certa potenza, il dispositivo raggiunge una temperatura per, come dire, dissipare il calore che causa la rottura del dispositivo. D'accordo? Quindi quella è la potenza massima da utilizzare. Chiaramente, essendo definita dal prodotto di queste due quantità, io se lo rappresento su questo grafico, ottengo un'iperbole, quindi il prodotto costante, mi viene la Pmax, viene rappresentata così. E quindi io devo stare dentro quest'area, no? I maximum ratings mi definiscono la area entro la quale devo stare. Cioè, il funzionamento del transistore deve essere interno a questa regione. Poi ripeto, sono aspetti importanti che vengono indicati in modo esplicito nella scheda tecnica, nel datasheet del transistore. Ora più avanti incominciamo a guardare qualche scheda tecnica insieme e tutte queste quantità le ritroviamo. Di solito è un piccolo fascicoletto che il produttore di transistori mette a disposizione per tutti i progettisti. Il progettista deve capire che componenti ad operare e come funziona, quindi c'è un set di parametri che devono essere forniti. D'accordo. Dunque, con questa parte noi abbiamo concluso la prima analisi dei transistori bipolari. Adesso andiamo avanti con altri transistori. Poi cosa ci sarà dopo? Dopo che abbiamo visto il transistore MOSFET, che è l'altro transistore importante, cominciamo a vedere dei circuiti che usino questi componenti. Prima, diciamo, come amplificatori e poi con altre funzioni.